Vincenzo Clemente. Io sono Rossella Manfredi. E lavoriamo nella cooperativa EOS, un ente non governativo che si occupa della cura di bambini a rischio di disagio, minori a rischio di disagio, e che nell'anno passato ha sviluppato, grazie anche alla collaborazione con Arti e l'associazione Link, un laboratorio dal basso che diciamo girava e avverteva sul tema dello youth worker, colui che va a lavorare con i giovani, una figura non molto conosciuta a livello italiano in questa nazione, ma molto sviluppata e che ha i giusti riconoscimenti a livello europeo. Ci è servito molto non solo per far conoscere questa realtà, questa figura professionale che all'estero è molto sviluppata, ci è servita per sviluppare delle attività che grazie ai partner che noi abbiamo scelto appositamente da realtà europee, per sviluppare attività e quindi implementare i nostri servizi anche a livello locale. Questo è stato un pretesto per diciamo conoscere e collaborare con i partecipanti al laboratorio stesso. Uno di questi partecipanti, infatti, che già conoscevamo per esperienze pregresse con la cooperativa, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato addirittura, perché credevamo che questa figura potesse diciamo fornire un valore aggiunto alla cooperativa stessa, al lavoro e ai servizi che noi offriamo ai bambini. Come ha detto il mio collega, ho avuto l'assunzione presso la cooperativa EOS e ho funzione educativa. E con i ragazzi cerchiamo di fare attività ludico-creative, quali sono il laboratorio di cucito, l'ipoterapia, uh-huh, con i ragazzi. Anche disabili. La cooperativa EOS, grazie anche alla collaborazione che è scaturita con i laboratori dal basso e quindi con i vari docenti che saranno partner in questo che andrò a spiegare tra un po', ha creato uno scambio interculturale che diciamo ha il suo tema principale nelle tradizioni musicali e ludiche provenienti da diverse parti d'Europa. Questo scambio interculturale coinvolgerà organizzazioni che vengono da Spagna, Francia, Estonia e Italia e avrà l'obiettivo di mettere in comune e condividere i propri giochi tradizionali, le proprie musiche tradizionali, col fine di creare un unico gioco e un'unica musica che a noi piace definire il gioco europeo. Per maggiori informazioni potete seguirci sul nostro sito internet www.cooperativaeos.it. Seguiteci! Ciao!